nelle puntate precedenti. Ci è piaciuto talmente tanto stare qui una notte che abbiamo deciso di rimanerci anche per un'altra. E qui è dove ci eravamo lasciati. Ora ci dirigiamo a Pienza. Ciao a tutti, siamo fermati un'altra volta, siamo arrivati a Pienza, adesso andiamo a fare un giro nel centro storico e a vedere qualche monumento, quindi ci vediamo in centro. La prima impressione è una città molto carina, somiglia molto a Montepulciano, molto antica e c'ha godo di una gran vista comunque. Artlist.io. But I keep on pushing through, and every step quicker than the last, my feet tread down this beaten path. Qui fa molto caldo, sono le 2:30, è stato il sole, è cocente. In questa piazza nel 1996 è entrata a far parte del patrimonio culturale storico dell'UNESCO. Pienza è una città che è stata inibita dal medaglio d'argento al valor militare per via della guerra di liberazione, perché molte persone ha avuto una grande importanza a livello partigiano contro le forze naziste in questa città. Piazza Pio II. And I may fall right back down, but you love lifts me back to shore. Ok, ora raggiungeremo un posto che per alcuni di voi lo riconosceranno subito a prima vista, per altri ve lo dirò dopo, lo scoprirete dopo. Ecco ragazzi, siamo arrivati nel posto che vi dicevo prima, guardate e ditemi, scrivete qui sotto nei commenti se lo riconoscete. È un posto davvero suggestivo e ricorda davvero l'ultima scena di un film famosissimo, super premiato, e ditemi voi qui sotto nei commenti se lo riconoscete. Siamo in Val d'Orcia, sulle tracce di dove hanno girato il Gladiatore. Questa è la scena finale, la scena più epica nei Campi Elisi, quindi che è un paesaggio spettacolare. Ora torniamo in agriturismo e andiamo in piscina per rilassarci un attimo dalla giornata intensa. Quindi ora torno alla moto e poi si riparte. Quindi ci vediamo arrivati in camera. Oh, I keep on pushing through. Music licensing reimagined. Step my heart it pounds. Yes, I'm sure I've had my death. Buongiorno a tutti, oggi è il nostro quarto giorno e oggi si riparte da qui. Lasciamo questo stupendo posto, bellissimo posto, per andare in una nuova destinazione. Quindi abbiamo preparato i bagagli e ora li caricheremo sulla moto.
Quindi ora si parte, ci vediamo in viaggio. Ciao a tutti ragazzi, ora siamo tornati in moto, come potete vedere, e ora si riparte. Ciao. Artlist.io. Ok, siamo arrivati a Bagno Vignoni e ora ci stiamo dirigendo alle antiche terme romane, dove lei spera di poter fare il bagno, di pocciare i suoi piedi dentro l'acqua termale. Quindi ora proseguiamo verso il fondo del colle e poi vedremo quale sarà la vista, anche perché non ci siamo mai stati, quindi stiamo seguendo le indicazioni, quindi ci vediamo là. Ok, siamo arrivati all'ingresso del parco dei mulini. Music. Abbiamo deciso di fare un scorciatoio, abbiamo tagliato sopra questa strada. Ok, abbiamo raggiunto una terrazzina. Ecco, qui alle mie spalle abbiamo il vecchio mulino utilizzato all'epoca romana, scavato nella roccia. Poi ci sono due dischi di macina e questo è l'interno del mulino. Artlist.io. All'interno della roccia. Uno spettacolo unico. Ma questo è l'altro lato. Music licensing reimagined. Sotterranea del mulino. Questo è il sistema di raccolta dell'acqua. Artlist.io. Che porta nelle due vasche principali. Una va al mulino mentre l'altra si diramano. Le due vasche principali di raccolta dell'acqua. Allora il buco per l'acqua per far arrivare al mulino. Qua veniva sfruttata consapevolmente e veniva utilizzata per le docce e poi utilizzata per come impianto per far muovere i mulini, così da non aver dei spreco d'acqua. Queste erano le docce termali. Artlist.io. E quello, quelli erano i mulini e le vasche termali. Ok, questo è il centro di Bagno Vignoni. Qui abbiamo visto Bagno Vignoni. E ora direzione San Quirico ad Orce. Quindi partiamo. Licensing reimagined. Cause I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Yeah, I get up.
Artlist IO. Siamo a San Quirico d'Orcia e ora andiamo a fare un giro per il centro della città a vedere cosa c'è di bello. Piazza Chigi. Artlist IO. Ora siamo alla ricerca di un posto dove andare a mangiare. Perché qualcuno qua ha fame. Perché qualcuno ha fame, lei, ma non lo vuole dire. Ma dai, di la verità, puoi dire la verità, eh? Che la Gina ha fame. È la prima volta che non ho fame. Vabbè, dopo i 5 pezzi di torta che si è fatta stamattina a colazione, vorrei sfidare qualcuno a aver fame. La bella era buona. Quindi adesso andiamo a cercare un posto dove mangiare e poi ci vediamo a tavola. Piccolo spoiler, se non volete saperlo, mandate avanti appena il video. Questa sarà la nostra prossima avventura. Ce la faremo. Siamo fermati a mangiare un bel piatto di pasta fredda. Ormai è finito. Che la Gina gli gusta proprio. Mi sta mangiando anche dal mio piatto. E dopo un pasto leggero ci dirigiamo verso il nostro clash. Comunque andiamo. La nostra clash. No, stiamo qua e andiamo avanti. E qui ci siamo diretti verso il nostro nuovo agriturismo che ci avrebbe ospitato per la sera. Però nel viaggio abbiamo deciso di fare altre due tappe prima di arrivare là. Che vedrete nel prossimo video. Ci vediamo venerdì prossimo. Ciao a tutti e se non l'avete fatto ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao!